Ciao a tutti, Cuggi, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantuno su Yo-Kai Watch 2. Oggi andremo ad affrontare un boss. Ma la verità è che non so il nome di questo boss. Questo boss in realtà dovrebbe anche essere in Yo-Kai Watch 1, secondo alcune fonti non accreditabili. Comunque sia, andiamo a vedere. La prima cosa da fare è andare a Col di Bresso e parlare con questi tre ragazzini. Ovviamente dovrei. Non so se bisogna finire il gioco, però, perché il boss comunque sia di livello bassino. Però io ho finito il gioco, quindi l'ho scoperto poco fa, a dire il vero, che c'è questo boss. Io avevo già fatto questa missione in Yo-Kai Watch 2 Spiritossi, ma non sapevo che serviva per andare ad affrontare il boss. O meglio, è in due parti la missione, ho fatto solo la prima parte, la seconda è opzionabile. Ed è la seconda parte che serve appunto per andare ad affrontare il boss. Ma vediamo come svolgere questa missione. Sono su Polpanime, quindi insomma sono Katie. Terry, ehi, come va, Kate? E mi chiamo Kate, perché no? Ciao Terry, e ciao anche a voi, Mick e Renzo. Allora, che state facendo da queste parti? Ci stiamo dirigendo alla base segreta. Avete una base segreta? Era questa a cui stavate lavorando? Il nostro piano è di costruirne una. Che tipo? Vedi, noi tre abbiamo avviato il club della natura a scuola. Ah, quindi questa è un'iniziativa del club, è per questo che siete qui? Giusto, la faccenda della base segreta è parte del nostro progetto scolastico. Andremo a esplorare il canale sotterraneo di Valdoro. Pensate di trovare molta natura laggiù? Chissà, però l'abbiamo controllato e abbiamo scoperto una bella stanza. Avete trovato una stanza in un canale sotterraneo? Sì, poi con il bel profumo che c'è nel canale sotterraneo, immagino. Devi vederla per crederci, anche se penso non siano proprio le fogne, ma vabbè. Credimi, sarebbe la base segreta perfetta per noi. E passa pure quando vuoi. Anche tu sei il segreto dopo tutto. Il posto è così grande che una persona in più ci sta comoda. Sei dei nostri? Ma certo, livello 6. Ottimo, ti nome e benvenuto. D'ora in poi Kate è membro onorario del Club Natura. Wow, che emozione! Una base segreta, tremo dall'emozione solo a pensarci. Dovremmo andare a fare una riunione lì proprio adesso. Che aspetto ho la stanza, a parte essere molto grande? Oh, è gigantesca ed è pure tutta rossa. Rossa? Ma che. Lo capirai quando la vedrai. Vai nel canale sotterraneo e cerca la stanza gigante all'interno. Ci vediamo lì, ok? Non metterci troppo, però. Ok. Dunque, la base segreta a trovarla. Non è che ci voglia poi tanto. Insomma, è praticamente qui sotto. Dunque, l'unica entrata per la base segreta da questo punto è qui sotto, appunto. Andate nel canale sotterraneo. Raccogliamo l'oggetto che è bambola di ferro. Ok, corriamo per arrivare prima possibile, ovviamente senza esaurire tutto quanto l'energia. Perfetto, dunque da qui si arriva praticamente alla base segreta. Tutta dritta. Cavoli, ma cosa? Ehi, guarda chi è arrivata, che ne pensi della nostra stanza segreta? Chic, eh? È quasi troppo forte. I tavoli e le sedie la fanno sembrare quasi una sala del trono. Per non dire di tutto il rosso. Già, il rosso ci sta benissimo. Ma non ti sembra stranamente pulita? Probabilmente qualcuno la usa. Ah, pensi che sia la casa di qualcuno? Qualche barbone ricco. Ma scherziamo, chi vivrebbe in un canale sotterraneo? Siamo stati qui un mare di volte e non abbiamo mai visto nessuno. Giusto, niente ci impedirà di farne la nostra base. Da notare il tavolo con le tazze usate probabilmente. Se veramente è stata abbandonata, allora la possiamo occupare noi. Già, dovremmo cominciare a metterla a posto. Ma ha sentito Whisper? Prima di tutto mettiamoci le dolci. Mi vanno le barrette di cioccolato. A voi? Voglio un po' di gomme da 10 centesimi. Quelle del gusto lungo. Io, qualche dolcetto malle. Quante pretese. Tu non vuoi niente, Kate? Non saprei. Oh, aspetta, primissima cosa. Chi è che va a prendere dolci? Oh, lo posso fare io. Probabilmente hanno già qualcuno con me. Davvero, Kate? E ti sta bene sganciarceli? Allora, quanti ne vogliamo? Vanno bene 5 di ognuno? Non dimenticare di prenderne qualcuno per te, ovviamente. Ok, barrette, gomme e dolcetti molli, 5 per tipo. Aspetta, io ce l'ho, però mi sa che non ce n'ho 5 per tipo. Fammi un po' vedere. 3-3-3. Ma che sfiga. Va bene, andiamo a prendere questi dolcetti, queste barrette, queste gomme. Accidenti, pensavo di avercele, invece ce n'ho solo 3 per tipo. Ah, potevo anche passare da qui. Vabbè. Ho fatto la strada lunga per farvelo vedere in altri modi. Proprio una scusa campata per aria. Che non esiste né in cielo né in terra. Tortino di riso non mi interessa, laser.
Dunque, per andare a prendere dolcetti bisogna andare al negozio di nonna Edna, che vende dolcetti a Campo Fiorito. È l'unico negozio di dolcetti di Campo Fiorito, e mi sembra anche l'unico di tutto il gioco, a dire il vero. Nonna Edna, compro delle caramelle, poi si può anche fare la lotteria, si vincono dei premi straordinari. Dolcetto molle per due, e ho quasi finito i soldi. No, barretta di cioccolato, altre due. Grazie nonna, e ci vediamo al prossimo giro, prossima corsa. Andiamo, va, torniamo con il teletrasporto. Eccomi, sono tornato. Con 5 dolcetti per tipo di quelli che mi avete chiesto, maledetti scrocconi. Perché tocca a me pagare, ovviamente, certo. Diego, me la 10 e anche il dolcetto molle per quello senza denti. Oh, tombola! Questo è un ottimo inizio per la riserva di dolci della base segreta. Riserva. Spero che non ci verrà siete a mangiare tutti questi dolci. Ci servirà una buona scorta di cola in quel caso. Quando hai ragione, hai ragione. Del latte per me, per favore. Io voglio... Cavolo, che voglio davvero? Ah, ora lo so. Del tè dell'anima. È inaspettatamente raffinato. Certo, posso andare a prendere da bere. Quanto servirà? Direi non oltre 3 bevande di ogni tipo. I cola, latte e tè dell'anima. 3 di ognuno in arrivo. Ce l'ho, ma non mi ricordo se il tè ce n'ho 3. Perché sono sicuro di avere almeno 3 per ogni tipo. Ne prendo sempre 3. Ah sì, ce l'ho, perfetto, perfetto. Allora, il latte si prende alle terme di Valdoro. I cola e tè dell'anima, sempre vicino alle terme c'è un distributore rosso. Mi sembra vicino o alle terme o vicino all'ora di Vitaliano. C'è un distributore, quello rosso, che vende le bevande, i cola e tè dell'anima. Quindi, in poche parole, tutto quanto a Campo Fiorito trovate. Hai dato i cola per 3. Latte. E non meno importante, tè dell'anima. Bene. Molto bene, spero di poter contare su di te, Kate. Tè dell'anima del Cettimoglio è come un sogno che diventa realtà. Questo tipo ha molti libri. Stavo pensando che dovremmo portare anche un po' di riviste e fumetti. Bella pensata, dovremmo andare a prendere quelli che non abbiamo già. Sì, volevo leggere Collabora numero 7, ce l'ho. Io vorrei leggere tutto karate, ce l'ho. Io voglio... Angelino di cura, ce l'ho. Una scelta interessante. Non preoccupatevi, prenderò questi. Una copia di ognuno va bene? Cavolo, di nuovo offrirsi volontari. Stai mettendo tutti noi in imbarazzo. Va bene così, davvero, non mi dispiace. Kate, penso che tu ci abbia fatto un po' troppo l'abitudine a fare favore agli altri. Ah, forse hai ragione. Mi spiacerebbe essere conosciuto come il valetto di un semplice fattorino. Come, scusa? Niente. Whisper, niente. Te la farò scontare poi. La lista era tutto karate, collabora numero 7 e... Come ho fatto a scordarmi Angelino? Ah, che risate, Whisper. Sinceramente, mi ero premunito sapendo già quello che volevano, però mi ero sbagliato con i dolci, ne volevano 5, non 3. Quindi, insomma, diciamo che ho preferito avvantaggiarmi, quindi ora sapete cosa fare. I libri si prendono al negozio di riviste e libri a viale dello shopping. Quindi insomma basta che andate lì e comprate i libri. Costano un bel po', quindi insomma portatevi un po' di soldi. Quale sarà la nostra prossima mossa qui? Questo boss è troppo grande, forse dovremmo usarlo con un altro gruppo. C'è qualcuno qui? Chi caspita sei tu? Sì, ma stai calmina. Ah, e così avete trasformato il mio posticino nella vostra base segreta. Questo non è quello che mi aspettavo, vero Angelo? Bau. Lasciamo perdere. Mi pareva strano che nessuno usasse una stanza arredata con tanto gusto. E Whisper infatti è un esperto di arredamento. Mi sembra più strano che qualcuno mi fa veramente qui sotto. Ci scusi, non lo sapevamo. Già, sembrava vuoto, non pensavamo di far torto a nessuno. Ci scusi signora. Oh, ma non sono arrabbiata, non avevate brutte intenzioni, sono sicura. Che cosa dici Angelo? Li lasciamo restare. Bau. Non voglio fare verso il cane, voglio solo fare bau. Davvero? Grazie alla cifra, signora. Una cifra. Ho solo una condizione. Dovete lasciarmi venire al vostro piccolo crab. Come? Ehi, l'unico requisito è che si amino gli animali. Se le piacciono è una di noi. Ma è la scuola e quel progetto? Tutto a posto. Usate pure questo posto come base segreta. Amo l'idea di condividere il mio posto speciale. Ci si diverte di più così. Potete avere questa come prova della mia buona fede. Una vera tessera d'oro. Oh. La tessera d'oro, ci arriveremo in un altro momento. A cosa servono le tessere? Pare che me la voglia regalare. Aspetta un attimo. Non è una semplice tessera, sembra che attivi un meccanismo. E ora tutti al lavoro. C'è una base segreta da sistemare. Oh, allora
Per il momento questa prima parte della prova è fatta. La seconda parte vedrà coinvolto lo yokai da sconfiggere. E la tessera d'oro, insomma, oggi l'ho presa qui. Nel prossimo video vi farò vedere dove prendere le altre due. Non sarà una cosa tanto semplice, perché la prima volta per trovare la tessera che mi serviva ci ho messo le ore, perché non capivo dove entrare nelle fogne. Chiamiamole fogne perché sono quello che sono, non è un canale sotterraneo. Bisogna trovare dei membri, ma dei membri di una banda, ma poi ci arriverò in un altro episodio. Talismano difesa. Yeah. Ok, stavo pensando di sacrificare la domenica delle lotte online per farvi vedere appunto una piccola parte di questo video, perché voglio portare almeno due video alla settimana di Yokai Watch, ovvero cercare di completare al 100% il gioco, cosa che non sarà fattibile visto che Massiface l'ho sconfitto malamente, ma ve lo farò vedere in un altro momento perché posso recuperare il video. Inoltre vi farò vedere come prendere, forse nel prossimo video, tutte le tessere della, per aprire una cosa, una porta speciale nelle fogne. Ma adesso andiamo a casa, perché bisogna riposare per un giorno intero e poi andare finalmente a fare la missione, la parte finale della missione, quella contro il boss. Quindi insomma bisogna riposare per un giorno intero, ok? Dopo aver fatto ciò andiamo all'ora di Vitaliano. Andiamo all'ora di Vitaliano perché dovremmo parlare appunto con i ragazzi che abbiamo aiutato ieri in teoria nel gioco, ma in realtà pochi secondi fa. Quindi andiamo qua sopra, dobbiamo andare sempre dai dolcetti, dal negozio dei dolcetti di nonna Edna, e ci saranno appunto i nostri tre amici, i nostri tre nuovi amici, con la bandierina, Terry e Kate. E Terry, come immagino non sei nella tua base segreta? Abbiamo finito i dolci, quindi siamo qui a fare scorte. Dolcetti molli, per favore, mi date tutti quelli che ha... Li ha finiti in un giorno? Mio Dio. La signora del negozio di dolci ci ha dato una bella dritta. Oh, di che si tratta? Conosci quella vecchia villa in fondo al bosco di bambù? È lì che lo troverai. Trovare cosa? I fantasma. Dicono che si fa vivo se ti trovi là di notte. Non mi sembra vero, te lo sei inventato. No, non secondo quella vecchia signora. Ma se volessi esserne certo, magari dovremmo andare là a vedere. Ah, no, va bene così, che senso ha? Tanto non c'è niente. Come no? Passiamo la notte nella vecchia villa stregata. Ehi, posso venire? Beh, certo, che mi dici tu? Kate, sei dei nostri? Io? Non lo so. È ovvio che si tratta di uno yokai, no? Già. Non posso lasciarli andare da soli sapendo ciò. Uniamoci. Sì, ma con quanto lag me lo dici? Devi venire per forza, è un test per vedere chi resiste tutta la notte. Viene anche quella signora ricca? Lei? No, di notte lavora. Ah, sì? Mi chiedo che lavoro faccia. Vero? Ce lo chiediamo tutti. Va bene. Non importa, ciò che importa è prepararsi per la nostra avventura. Lo faremo stanotte, incontriamoci tutti di fronte alla vecchia villa. E una volta che siamo dentro non si torna indietro. No, no, io mi tiro fuori. Scherzavo, non preoccuparti, ti aspetteremo alla villa. Di notte devo andare quindi a far fare notte, perché ovviamente in questo gioco si può controllare il giorno e la notte. Manco fossimo degli avatar. E ok. È una battuta sottile che capiranno io e basta, perché non la capirà nessun altro. Ad ogni modo, dobbiamo andare a casa e far calare la notte. Col calare della notte possiamo andare alla villa, se no non si attiva la missione. Praticamente qua si fa giorno alle 6 e notte alle 6, 12 ore ciascuno. Come nei vecchi giochi Pokémon, Oro Argento e Cristallo, si faceva notte alle 6 e si faceva di sera, ovviamente, pomeriggio, e si faceva giorno alle 6 del mattino. Ok, andiamo per la villa. No, questa è giusto una cosa tanto per dire, perché comunque sia... Cioè, se è in estate difficilmente fa notte alle 6. Vabbè, vediamo un po'. Wow, la banda è completa, eh? Ecco, c'è un sacco che ti stavamo aspettando. Già, ora che sei qui possiamo andare tutti a casa e rilassarci insieme. Cioè, non dovrei nemmeno essere fuori la notte. Eh? Ma sei andato alla base segreta di notte. Shh. Andiamo, voglio vedere fantasma. Non far aspettare, Kate. Entriamo nella vecchia villa. Ecco, andrò prima io. Ehi, aspetta! Ragazzi, è facile. Si entra qui. Wow. Yahoo! Quindi è così una villa vista dall'interno. È enorme.
Ah, sì, se mai un fantasma si farà vedere sarà qui. Impossibile, non ci sono fantasmi qui. Purtroppo Red si sbaglia, questa villa brulica di yokai. Sì, lo immaginavo. Ho trovato questa strana chiave, qualcuno la vuole? Dove l'hai presa e cosa apre secondo voi? A giudicare dalla scritta direi la porta sul retro. Aspetta, questa sarebbe una scritta, a me sembravano solo delle scalfiture. È un alfabeto solo per gli yokai, forse là c'è qualcosa che è solo per noi. Già, ma chissà cosa potrebbe esserci. Mick... Mi viene più da chiamarlo Mike, sinceramente. Mike, posso tenere io la chiave? Ah, oh, questa? Prego, fai pure. Chiave villa retro. Bene. Attenta a non perderla, Kate. Certo! Per prima cosa diamoci un'occhiata intorno, d'accordo? Senza dubbio ci saranno degli yokai qua attorno che potremmo farci amici. Voglio provare una cosa. Una cosa veloce veloce. Magari non funziona, però intanto ci provo. E invece ha funzionato. Ragazzi, ragazzi! Devo andare proprio lì. Ah, ma quindi... Ah, si può entrare anche da qui, allora. Perfetto! Wow, bel lavoro! Perché con così la villa già l'ho controllata. Quindi ho preferito vedere se la porta sul retro era quella. Ok? E infatti era quella. Ah, non pensavo che ci fosse una porta sul retro. Una porta sul retro, va bene. In effetti ha senso, ora che ci penso. Li avete seguita? Già, beh, non abbiamo visto alcun fantasma dove eravamo prima. Certo che no. Suppongo che quella chiave fosse della porta sul retro, vero? Sì, ora sì, l'abbiamo già spiegato. Forte, un'altra parte della casa da esplorare. Scommetto che questo è il posto dove troveremo il fantasma. Zitta! Giusto, stati zitta. Ah, c'ha paura di me perché comunque sia... Sì, sono... Forte. Negatina si trova anche qui sopra, ok. A quanto pare mi toccherà esplorare per forza la villa. Vabbè. Non che mi dispiace, però insomma si poteva perdere meno tempo. Dove apparirà questo fantasmone? Aspetta, era questa qui quella per andare dall'altra parte. Guerriso. Ah, non vorrei sbagliare strada perché... Boh, andiamo un po'. Andiamo un po' qua. No, qua siamo tornati all'entrata. Mannaggia. Ok, qui c'è un altro oggetto. No. Ti pareva. Poteva essere. Pff. Per favore. Facciamo i seri. Boh, scendiamo qui. A questo punto non lo so dove possa essere sta chiave. Beh. Neanche luccica. Cioè, quindi deve essere per forza dentro a uno scrigno. No! Andando qui sopra, a questo punto... Ah, questa parte ancora non l'ho esplorata. Vediamo un po'. La chiave piccola l'ho trovata, ma quella grande qui non c'è. Qui sopra a questo punto ho esplorato tutto. Non puoi dirmi di no. Ah, aspetta, qui c'è un altro scrigno che non ho visto ancora. No, non mi dire che è questo. Ok, era questo. Ok. Trovati, perfetto. Vabbè, poi grazie alla magia del lighting comunque sia taglio le parti, va bene. Ah, insomma, sta venendo piuttosto lunghetto, me lo aspettavo più corto, perché a un certo punto dico, vabbè, ci manca solo da trovare il boss, e è fatto. Dico, ho trovato la chiave per il retro, è fatta. Invece no, è stata la chiave grande e la chiave villa piccola. Dunque, abbiamo usato le chiavi. Oh, ancora stanze sigillate, questa porta non era chiusa prima. Ho trovato un altro paio di chiavi che l'aprono. È un capanno dell'aspetto strano. Pensi ci sia un tesoro qui dentro? Tesoro o fantasmi, c'è sicuramente qualcosa di fantastico. Se tacciamo il posto. Dobbiamo proprio? Sì, caro, dobbiamo. Oh, che c'è qui? Un paravento, non ne ho mai visto uno prima? Ah, mi ricorda quando trascorrevo i miei giorni in una villa lussuosa. No, intendevo che cosa c'è dietro. Ah, quello. Diamo un'occhiata. Santo cielo!
Wow. Ci siamo imbattuti in un passaggio segreto, scommetto porta al lattico. Dovremmo andare lassù? Ho la sensazione che siamo indesiderati. Già. Ecco sì, questi come sono arrivati? Ah no, no, era ancora sotto, pensavo che già eravamo passati sopra. Eccoci, appena arriviamo. Ehi, lattico, bel colpo. Sento che non siamo soli qua su. Sei bravissima, Kate, sei sempre un passo avanti. Ah, non saprei. Oh, pare che tu abbia un talento per la caccia ai fantasmi. Aspetta, dovrei essere nervoso? Ehi, c'è qualcuno là. Che sei Seguti, sento un forte yokai da qualche parte nella villa. Dobbiamo agire con prudenza con i tuoi amici che ti stanno così vicini. Hai ragione, darò un'occhiata attorno con lo yokai watch. E poi mi chiedo, quando Nathan per la strada fa le mosse per lo yokai watch, no? Si mette in posa e tutto il resto. Mio Dio, quanto è grosso. So che era lui, ma non so come si chiama. Dicevo, quando Nate in strada con la gente che passa si mette in posa per combattere gli yokai. So, per dire giocare con gli yokai. Per combattere con gli yokai. La gente non dice quel ragazzino è strano. No, sembra che il tempo si fermi. Però, boh. Voi siete i monelli che si sono introdotti nella mia villa. Malvimini. Ah! Penso che abbiamo appena incontrato il padrone di casa. Sono Malvimini, questa è la mia dimora. Tutto il trambusto nell'area principale mi ha svegliato, che mala creanza. E ora mi guardate senza neanche un po' di timore, ancora più maleducati. No, si sbaglia, non possono vederla. Stiamo solo giocando. Inaccettabile. Persino un generoso come me non può tollerare oltre. Questa è guerra. Malvimini è uno yokai che serve ad attivare la boss rush. E ho pensato, dato che devo portarlo, perché non farlo vedere? Tanto devo portare la boss rush. Ma quelli che sono? Ah niente, così, supporto. Lui che cibo gli piace? Non si sa. Oh, senti. Una cosa veloce, eh. Oh, guarda come perde punti. Purifichiamo, perché non si curano. Ok. Ma entra subito con l'energy max di Jubakoma. Non mi dica che quando quelli sono chiusi non si può colpire Malvimini. Variegato Amarena. Sì. Madonna. Ok, è andato. Quindi dovevo colpire loro. Ma si è ricaricato la vita? Ma che paraculo. Mo capisco allora. Ma come è mancato? Vuoi dire che le mosse speciali non lo colpiscono? Vabbè, allora Furio tanto è fisico. Quindi lo colpisce sicuro. Quindi le mosse speciali non vanno bene, ma solo quelle fisiche. Vabbè, qual è il problema? Non ho capito. Non si presenta il problema, devo dire il vero. Beh, furia zampettante. Com'è che si chiamava? Zampa vola. Non è che fa tanti danni, però. C'ho anche Shibanyan con furia zampettante. Andiamo subito. Aia. Ok. Ah, anche furia zampettante non è che abbia fatto granché. Però vado con furia, perché comunque sia furia è forte. Potrebbe fare dei buoni danni a Malvimini. Sto parlando staccato dal microfono perché ero piegato. Ok. Quindi l'audio magari viene un po' distorto, un po' cupo, ma non fa nulla. Malvimini è sconfitto. Oh yeah. Andata. Facile. Certo, se avevo gli yokai di spirito assi tutti a 99. Sta ridendo, spero che non abbia preso troppi colpi alla testa. Ha fatto, caro amico, ben fatto. Ti sei battuta splendidamente, è stata una magnifica tenzone.
Tu, Monella, sebbene tu sia una semplice umana, hai veri amici yokai. Ah, grazie. Però tu e i tuoi amici avresti potuto essere meno turbolenti a casa mia. Alcuni di voi vivono ancora qui, devi capire. Cercate di essere più silenziosi. Lo ammetto, però, l'animazione della nostra baruffa mi ha fatto bene. Ah. Questo brano gli ha impedito di terrorizzarmi a morte. Dannazione, neanche un fantasma. Te l'ho detto, i fantasmi non esistono. Ogni giorno è un dramma con questa compagnia, vero? Davvero. Bene, mi sono divertito. Andiamo. Abbiamo visto chi ha coraggio e chi ha un coniglio. Già, tutto è più eccitante se stai fuori la notte. Non è solo questo, abbiamo incontrato uno yokai molto forte. Se avessi le ginocchia mi tremerebbero. Ah! Renzo, tutto a posto? Ah, impossibile. Ah, l'ho visto anch'io. Quella cosa bianca, cos'era? Era tonda e sorridente. Fantasma! Strano, che cosa ne ha spaventati così? Forse io. Sì. Però Whisper non è proprio tondo, sembra più una panna. Incredibile! Avete presente quando la panna fa il ciuffo finale? Quello è Whisper, uguale. Devo mettere pochi punti esperienza, però solo 250, più quelli della lotta, vabbè, insomma. La lotta non è carato chissà quali punti. Va bene, comunque sia per questo video di Kuji è tutto. Il prossimo video a questo punto sapete che faccio? Porto la boss rush domenica. Perché in genere vorrei caricare gli OK Watch domenica e martedì. Martedì e domenica. Quindi, per il prossimo video sarà la boss rush. Vedremo appunto 5 yokai particolari più un'altra boss rush. Dovrei riuscire a farne due perché sono molto corte. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate il link per Twitter. Come ho detto, Facebook il link non c'è più perché non mi interessa aggiornare Facebook con i video. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.